Presidente, primo giorno di preparazione, primo giorno della nuova stagione dell'Unione Sportiva Agropoli. I tifosi però hanno ancora nella mente e negli occhi la straordinaria cavalcata dell'ultima annata. Sì, l'anno scorso abbiamo fatto bene, eravamo un gruppo unito, compatto, composto da tanti ragazzi che ci siamo dati tutti da fare. E questo, grazie alla tua domanda, prendo spunto per ringraziarli tutti e faccio i nomi stavolta per non dimenticare nessuno, soprattutto Fabio Cortazzo, Vincenzo De Filippo, Antonio Lucco, Angelo Cimadò, Pasqualino Cuccio, Francesco Santosusso, Guido Mastro Giovanni e tutti i ragazzi che ci sono stati vicini, gli sponsor soprattutto, lo sponsor di Carmelo Impanti, lo sponsor di Maurizio Puglisi, Domenico Cernuti. Questi hanno permesso di fare un piccolo non diciamo miracolo, il campo ha parlato e quindi abbiamo fatto bene, ma quello che spero che l'Agropoli dall'anno scorso trasmetta a noi nuovi, dico nuovi perché ci conosciamo da poco, ma diciamo che ci conosciamo da sempre, comunque con il direttore generale, con il presidente, con la proprietà che è Carmelo Imbal. Quindi vorrei che quell'entusiasmo che c'è stato nel finale di campionato come fratellanza si spostasse in questo nuovo avvio dell'Agropoli, perché questo nuovo avvio, questo faccio un appello alla cittadinanza, non deve essere un avvio di programmazione, di dire è arrivato il presidente, è arrivata una persona, bisogna stargli vicino, dobbiamo dare una continuità a questa squadra, non possiamo ogni anno fermarci, aspettare che qualcuno ogni anno ci dia questa mano per fare il calcio di un anno. Oggi dobbiamo andare avanti e pensare che Impanti e Cerruti debbono durare per 10 anni, dobbiamo programmare per ritornare ai fasti. Senza una programmazione, gente che investe, non possiamo andare da nessuna parte. Quindi questo è un invito che rivolgo a tutti gli agropolesi, i tifosi, i non tifosi, tutti. So che è un periodo difficile, ma di stare vicino un momento a questa squadra e aggregarsi a queste due grandi persone. E soprattutto l'ultima parola la rivolgo a Domenico Cerruti, il quale è un presidente che ha fatto la storia e che nemmeno quest'anno mancherà e verrà meno alle promesse fatte, perché è una persona su quale Carmelo Impanti deve poterci contare, perché è una persona che ama Agropoli e quindi è una delle poche persone che deve aiutare Carmelo Impanti. Presidente, un anno fa, un anno e mezzo fa, pensava di trovarsi a vivere questo centenario da protagonista con una squadra così forte, visto che fino a un anno e mezzo fa l'hanno fatto? Comunque, ma io penso che per essere protagonisti poi decidere il campo, penso che tutti si sta lavorando per fare una cosa per bene, ma io e questo signore che è al mio fianco, mi divenne un retroscena, sono più di un anno che lavoriamo a questo progetto. Infatti una domanda volevo fare proprio per il direttore, su due domande. Innanzitutto, la prima domanda è le sue sensazioni, che per la prima volta lei giunge in una società importante, cioè nel senso come l'Agropoli, dopo tanti anni alla Jameson, e la domanda sul mercato. Io ho visto che la Agropoli ha preso molti esperti di categoria e qualcuno anche ha vinto dei campionati, però manca il portiere. C'è forse l'idea di giocare col portiere under tra i pali per avere un esperto più in mezzo al campo? Allora, sì, come mi allaccio già direttamente a questa seconda domanda. Oggi già con noi c'è un portiere che si è aggregato alla prima squadra, si allenerà, Cetrangolo, che è un giocatore di esperienza, è un over, ma insomma è un giocatore, un portiere di tutto rispetto. Oltre al Cetrangolo, la nostra idea è di prendere comunque un under per poter offrire a mister Cianfrone tutte le possibili soluzioni che in base alla partita, in base alle gare, si potranno verificare poi. A mio avviso non manca ancora qualcosina, il nostro mercato non è ancora chiuso,
perché la perfezione la si rincorre e spesso non la si raggiunge, quindi è sempre un obiettivo da rivale ogni volta. Però al momento manca qualcosina, perché è vero, come diceva lei, che ci sono giocatori di esperienza, ci sono molti under importanti in questa squadra. Oggi come primo raduno, primo allenamento, sentivo mister Liguri che addirittura saranno 40, la televisione che anda, conosciamo quanti devono essere valutati in questi giorni da Lusa. Quindi noi stiamo lavorando per poter svolgere il nostro lavoro e far svolgere allo staff il proprio lavoro nel migliore dei modi possibile. Per quanto riguarda la mia esperienza, io 2 anni fa ho lasciato alla Jamison per abbracciare il progetto Virtus Cilento con il presidente Infante. È una creatura che è nata proprio nel 2019, è nata con il presidente Infante. Sono onoratissimo anche col collega Striano, col Domingo Esposito, di aver potuto fare questa esperienza. L'anno scorso siamo arrivati, così come l'Agropoli, a una semifinale playoff del campionato di eccellenza, con una rosa importante, con una squadra che comunque era stata allestita per ben figurare. Per chi vuole fare questo per mestiere, così come spero di poterlo fare un giorno io, abbiamo bisogno di stimoli importanti, ma anche di piazze importanti, piazze che ci permettano di lavorare anche duro, anche 24 ore al giorno, per poter riuscire. Il nostro obiettivo è sicuramente, non ci nascondiamo, è sicuramente quello di cercare di portare l'OS Agropoli nell'anno del centenario a una categoria superiore, la categoria almeno che la Serie D che merita. E siamo veramente felicissimi di poter essere entrati in questa società con Nicola e con gli altri ragazzi che proprio eccezionali che già si sono messi a disposizione per poter festeggiare i 100 anni della Unione Sportiva Agropoli e soprattutto iniziare a scrivere un capitolo di quei libri storici che è la società di Agropoli, che non la possiamo spiegare. Noi siamo gli ultimi arrivati, siamo sicuramente carichissimi, contentissimi, e così come diceva Nicola prima, abbiamo sicuramente il bisogno del supporto di tutti, dai tifosi, dalla città, degli imprenditori, perché il nostro è un progetto a lungo termine che spero non si può fermare a solo un anno, perché assolutamente sarebbe da stupido. E ripeto, con la Virtus siamo arrivati lì perché oltre era difficile arrivare, ma non per nostre capacità o per demeriti di altri, semplicemente per una questione anche geografica, demografica. Agropoli ha un bacino di utenza incredibile, una della città più grossa del Cilento, ha tutte le qualità per poter emergere, dalle strutture anche all'organizzazione, per poter emergere nel calcio che conta. E noi vorremmo portare Agropoli, e sono sicuro che ci riusciremo, là dove merita. Allora, c'è la domanda sempre rivolta al centenario, se ci sono delle attività in mente da organizzare. Rispondo prima io. Sicuramente non abbiamo avuto modo, pure con il Covid, di festeggiare adeguatamente i 100 anni. Stiamo adoperandoci con la casa comunale, con tutti quanti, per fare, pure per volere della proprietà dell'US Agropoli, prima di presentare la proprietà dell'US Agropoli con Fembà, prima di fare una festa. Il presidente Fembà ci tiene a essere preparati per fare una festa, per fare qualcosa di importante. Si vuole che ci sia una rosa all'altezza, una programmazione molto serrata, e penso che per il fine di agosto, se tutto andrà bene, si sta lavorando. Speriamo insieme a voi, perché oggi vedo tutti qua, sono contento che ci sia pure Giovanni che rappresenta, no, tutto, lo vedevo poco al campo, e vedo tutti voi, quindi vuol dire che abbiamo fatto già qualcosa di buono, tutti assieme, perché è una cosa importante. E quindi già penso che stiamo organizzando, però la vogliamo fare bene, non vogliamo steccare, ma non noi come
come popolo, come comune. Questo è un pensiero che già il gruppo Infante, tramite proprio Carmelo Infante, ha detto di fare qualcosa di importante. Dopo che abbiamo sistemato l'organico, Svenzerando chi di dovere, daremo vita a qualche celebrazione importante come il popolo e il centenario merita.